uno dei maggiori giovani talenti e assoluta novità della stagione dei virtuosi italiani. La carriera di Filippo Gorini ha preso definitivamente il volo dopo la vittoria di due importantissimi premi, il Telecom Beethoven di Bonn nel 2015 e il premio Borletti Buitoni Trust all'inizio del 2020. Ed anche la vittoria del prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana quale miglior solista nell'anno 2022. Uno dei più grandi onori della mia carriera è stato ricevere a maggio il premio Abbiati della critica italiana come miglior solista dell'anno. È un premio che fin dalla sua origine hanno ricevuto i musicisti che io considero i più grandi e che sento sarà ora una sfida perenne dimostrare di aver meritato giorno per giorno. Questa sera a Verona al Teatro Ristori ho suonato un concerto meraviglioso, il concerto Jeune Homme di Mozart con i virtuosi italiani, un gruppo con cui mi sono trovato benissimo fin dalla prima prova, abbiamo lavorato in maniera molto naturale anche senza un direttore e con cui questa sera devo dire è stata particolarmente festosa. Il concerto Jeune Homme di Mozart è un brano scritto dal compositore a 21 anni per pianoforte e orchestra e uno dei suoi più riusciti, più popolari. Io in particolare trovo incredibile il secondo movimento in cui riesce a catturare una quantità di dolore che già prelude al periodo romantico, tanto è estrema, ma che poi si tramuta nella festa dell'ultimo movimento. Filippo Gorini per la prima volta con i virtuosi italiani. Non potevamo non iniziare questa bellissima collaborazione con un pianista giovane di così grande talento. Al di là dei riconoscimenti noti che ha ricevuto in questi ultimi anni, è la sua grande raffinatezza, eleganza e grande musicalità e profonda musicalità che ci hanno indotto ad invitarlo per la prima volta. Quindi ci auguriamo che questa strada sia veramente lunga e molto felice insieme.